place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Bollezzo, che più bello. No. Fammi qualche foto. Vedi, guarda, vuoi ricadere? Falle. Girati. Ma no, ma la vedetta di là, di qua è più scura, no? Ah. Capitano con questo matematico. Fatti una tal foto, fatti. Dai, guarda. Che figo! Lì prendi anche la struttura lì dell'incavazione, no? Ma fino a lì non lo so cosa che c'è. Non lo so. Mai stato. Simone ti ha mandato un posto, ma a Bagni e dall'altra parte. Ma se devo andare a Bagni. Passavamo e io adesso giro, se vuoi
adesso è tardi, è perché andare su c'è un certo assunto. No, io ce l'ho pronto. Questa è stata l'ultima domanda. Era blu scuro, Ah, come sono messe? La Sicilia va tutta la presa, perché le scritte peggio di lui. È vero. Peggio di non parte, tutta la presa. Oh,
Questa clip la sto registrando il giorno dopo, che è lunedì, e dato che sono tornata a casa tardi perché poi dopo sono rimasta dai miei, non vi ho raccontato niente, non vi ho detto niente. Vi faccio vedere il bigliettino che ho preso. Siamo andati prima alle grotte di Rescia e poi a Menaggio. Calcolate che alle grotte di Rescia siamo stati un'orettina, poi siamo andati al ristorante a mangiare, che era la grotta e la terrazza o qualcosa del genere, però il ristorante non è che mi è piaciuto molto, tranne i piatti che erano buoni. Questo è il volantino, questa è la calamita che adesso vi faccio vedere, e si trova nel lago di ovviamente Lugano, però è lago Ceresio. Praticamente a soli 15 minuti dal lago di Como e da Lugano, in poche parole. Però comunque è molto bello. Io sono andata per la prima volta, anche se io abito qua, cioè abito ormai vicino a queste parti, perché giustamente io sono di Como. E queste grotte qua erano molto molto belle. Poi ho saputo anche che fanno anche a Natale le grotte, che sono queste qua, con i pinguini, le luci, e quasi quasi andrò anche a Natale, vedrò cosa fare. L'entrata costa 7 euro, noi abbiamo pagato 7 euro, questo è quello che ti spiega, diciamo, le grotte di Rescia. Allora, io ve lo consiglio perché è molto bello, sia per fare le foto, sia per i video, e ovviamente per vederlo è molto spettacolare, ne vale la pena per spendere 7 euro. Io ho speso 7 euro qua, non so se c'è, cioè no, ci sono solo le aperture, eccetera, non dice quanto, oh no, sì, dice quanto costa. Allora, 7 euro gli adulti, pacchetto famiglia 18 euro tra due figli e due adulti. I bambini tra i 3 e i 10 anni pagano 3 euro, i residenti 3 euro, ovviamente io non sono residente perché io abito verso il lago di Como e non sopra. E poi quelli che hanno 65 anni 5 euro, questi sono i prezzi. La durata del percorso più o meno è di 30 minuti. Perché alla fine calcolate che ci abbiamo messo mezz'ora per visitarla, perché è piccolina, non è grande. E allora, le grotte sono qua. Qua è Lugano. Io c'è, abito più giù, cioè vuol dire verso Argegno, molto prima di Argegno. Questo praticamente è tutta la mappa. Noi abbiamo fatto grotte di Rescia. Poi siamo andati di qua, verso Porlezza, abbiamo mangiato nel ristorante che mi sembra Grotta e la Terrazza, qualcosa del genere. Poi abbiamo fatto tutto questo pezzettino per andare a Menaggio. Io a Menaggio ci sono già stata, ma credo che ho già fatto forse i vlog, e sono andata diciamo con i miei, dato che l'altra volta ero andata da sola, questa volta sono andata con i miei. E siamo andati a Menaggio, abbiamo mangiato il gelato, siamo stati lì, abbiamo camminato, abbiamo fatto le foto e quello che avete visto in poche parole nelle clip. E niente, per cui io ve lo straconsiglio, si trova al Kleinon con Osteno e niente, va, cioè proprio visto per la prima volta non lo sapevo di questo posto, ma appena l'ho scoperto, cioè, sono rimasta, perché posso andare quando voglio, dato che non è neanche lontano, sono 30 minuti di macchina più o meno, anche di più, 40 più o meno di minuti, però ne vale la pena. Invece la calamita, dato perché non basta, io devo sempre comprare qualche regalo per me quando vado in giro, allora ho preso la calamita perché c'era di più la calamita. E invece la calamita che ho preso, che costa 5 euro,
se riesco magari ad aprirla. Ok, scusate, ma non so perché si è un po' attaccato. Si è attaccato tutto. Boh. Comunque, questo grotte di Rescia, c'è la foto della cascata, c'è scritto Como sotto e il sito. Non so perché si è attaccato. Comunque, questa è la calamita. Sì, perché alla fine questo coso qua, cioè questa calamita qua è fatta tipo in gesso, per cui non è una propria vera calamita, ma vabbè, questo andrà proprio nel frigo. E dato che io non vado mai senza comprare niente, allora me lo sono presa, era molto carina e l'ho presa. Comunque niente, io ve lo consiglio, mi raccomando, andateci, se per caso andate fatemelo sapere. Ovviamente non posso farvi gli sconti perché io non è la prima volta che vedo questa cosa e non posso neanche dirvi se andate qua vi faccio lo sconto, perché alla fine non sono niente io, cioè non sono nessuno, per farvi capire. Per cui comunque ve lo straconsiglio, se volete venire a Como a visitare qualcosa, questo è anche un'ottima idea secondo me. E niente, questo è tutto.